questo nuovo video. Allora, oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video a tema Zero Waste e più precisamente a tema moda sostenibile. Bene, allora, oggi parleremo del mio armadio. Parleremo del mio armadio, se il mio armadio è sostenibile o se non è sostenibile, cosa si può fare per avere un armadio sostenibile, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho già fatto dei video dove parlo dei thrift shop, dove parlo del... del perché la moda sostenibile costa tanto, come fare shopping etico, eccetera, 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 che vi lascerò linkati qua sotto se volete andare a vederli, così che se non li avete visti vi potete fare un'altra idea. Giusto per riprendere un pochino quei video, voglio dirvi che io ho smesso di comprare fast fashion perché fast fashion è merda. Non compro più da catene molto famose, qualsiasi negozio vi venga in mente che vedete sulle vostre strade, quella è fast fashion, tipo H&M, Zara, Bershka, Pull&Bear, eccetera, eccetera, eccetera. Quasi tutto è fast fashion, tutti quei negozi molto molto famosi, quasi tutto è fast fashion. Che cos'è una catena fast fashion? Una catena fast fashion sono tutti quei negozi che tirano fuori milioni di collezioni ogni 5 minuti, che hanno una... pessima qualità, pessimissima, vabbè, che hanno una pessima qualità, che i vestiti non sono fatti per durare e lo fanno apposta perché vogliono che la gente cambi armadio ogni 5 secondi. E voi direte: cosa c'è di male? I soldi mica sono tuoi. Cosa c'è di male è che la fast fashion è il terzo motivo per la distruzione del pianeta. Oltre a distruggere il pianeta, sfruttano anche le persone. Quindi se vi fate quella domanda del wow, una maglietta che costa 10 euro, pazzesco, con la maglietta probabilmente vale una cosa come 3 centesimi tra materiali, tra materie prime e tra lavoro, perché loro non pagano i loro dipendenti e sfruttano assolutamente le donne, soprattutto del terzo mondo. Se volete avere più informazioni riguardo ai danni che la fast fashion sta creando, potete guardarvi il documentario The True Cost, che molti mi hanno detto che a quanto pare l'hanno tolto da Netflix. Ma come usate? Come usate togliere cose importanti da Netflix? Vabbè, in caso magari cercatelo, sicuramente lo trovate online e ve lo consiglio assolutamente se volete anche, diciamo, motivarvi a smettere di comprare fast fashion. In un altro video ho anche detto... attenzione, perché non vorrei che la gente mi dicesse dire sì, ma non sono qui per parlarvi di voi dovete comprare solo usato perché sicuramente siete delle merde. Io sono qua per dirvi che va bene se volete, come l'ho già detto anche nell'altro video in cui l'ho fatto sulla perché la moda sostenibile costa tanto e come insomma fare del nostro meglio per cercare di diminuire insomma il nostro impatto, dicendo che se decidete di comprare cose da queste catene va benissimo, però cercate anche di capire che se comprate una cosa da H&M sfruttatela fino alla fine e non fate cose del tipo compro una maglietta, dopo fai peletti, che schifo, non la voglio più, quindi la butto via. Questo è anche il senso, diciamo che il Zero Waste si basa anche su questo, ma anche la moda sostenibile si basa sul consumare meno, sul cercare di comprare anche cose più di qualità. Capisco che non tutti possano comprarsi cose di qualità, io per prima non ho mai comprato cose da marche sostenibili. Ho comprato alcune cose da un brand sostenibile che esiste qua in Canada, quindi ok, io sono fortunata ad avercelo qua come negozio anche fisico, quindi ok, però allo stesso tempo io punto tantissimo sui negozi dell'usato o sui negozi vintage. Il vintage costa un pochino di più però rispetto alle robe dell'usato, quindi lì dipende un po' dai gusti vari della gente. Quello che voglio dire è questo, che se voi non avete altro, avete solo H&M, avete solo Zara, va bene, però allo stesso tempo, raga, Zara costa tanto. Io sono entrata da Zara e onestamente i prezzi mi hanno fatto girare la testa, perché ho detto, ma cos'è? Che uno, non c'hanno la qualità, due, non pagano i dipendenti, tre, mi fai pagare una maglietta 50 euro, certo, 50 euro piuttosto gli do a un brand sostenibile che si cura del pianeta. Tutto qua quello che volevo dire, perché ogni tanto... c'è anche questo dibattito che ma io non mi posso permettere altro se non Zara, quando in realtà Zara comunque costa, va bene. Anche H&M ha alzato abbastanza i loro prezzi. Poi oltretutto non fatevi ingannare da quelle cose tipo slogan iperambientalisti di H&M che noi ci curiamo dell'ambiente, o quelle magliette dove, cioè con gli slogan ambientalisti, quelle sono la cosa peggiore del mondo, ma dettaglio, ma pure gli slogan femministi, perché... se sei femminista non starai mai a supportare un brand del genere che principalmente sfrutta le donne anche oltretutto per la produzione dei loro capi.
molto bene, quindi io qua sono qua per parlarvi un attimo del mio armadio, magari vi farò vedere alcune cosine. Vi farò vedere alcune cose che io ho trasformato, vi farò vedere alcune cose che io ho comprato, quindi per farvi capire, anche per farvi un po' anche togliere quell'idea che l'usato fa schifo. Non, ovviamente anche qua, premessa, non ci sono dubbi che i negozi dell'usato non siano belli dappertutto. Io qua in Canada, qua in Montreal, sono fortunatissima, ci sono un sacco di negozi dell'usato, tutti bellissimi, però giustamente so che non è dappertutto così. Quindi volevo anche spiegarvi un attimo cosa faccio io, diciamo, per diminuire un po' il mio impatto con lo shopping. Io non sono mai stata una grande shopaholic, però allo stesso tempo mi piace comprare vestiti, cioè non è che mi fa schifo, non è che dico sono un iper minimal, perché non è così. Però allo stesso tempo cos'è che ho fatto io? Io quello che ho fatto è stato, quando sono passata al Zero Waste, ho fatto un declutter nella mia vita. Ho fatto un declutter nella mia vita e ho tolto tutte quelle cose che non mettevo da anni o quelle cose che non mi piacevano più, e poi altre invece le ho messe da parte e ho detto queste cose la voglio trasformare perché non mi piace più come mi sta, ma secondo me se la trasformo ci ricavo qualcosa. E dopo vi farò vedere anche. Poi ovviamente sono andata in giro per i negozi dell'usato, ho fatto un giro tra un sacco di negozi per capire chi e cosa avesse cose migliori, e qua ovviamente ci sono dei negozi che hanno delle cose molto di qualità, perché sono molto, sono molto selettivi, quindi quando la gente dona i vestiti a loro, loro li, come si dice, li valutano, quindi capiscono se è una cosa che metterebbero nel loro negozio o meno. Giustamente sì, si trovano anche cose di cose fast fashion, però allo stesso tempo comprare cose fast fashion usate non ha lo stesso impatto che comprarle nuove, tutto qua. Poi io, per dirvi, anche nei negozi dell'usato cerco anche di stare attenta in ogni caso e cerco magari di non comprare sempre proprio fast fashion, ma di andare magari su qualcosa che ha più qualità, ecco. Quindi oggi, adesso vi farò vedere alcune cose che io ho comprato nei negozi dell'usato, un po' tutte le cose che ho comprato nei negozi dell'usato, perché non è che ne abbia comprati milioni, però giusto per farvi capire che non è che proprio tutte le cose dei negozi dell'usato fanno schifo al cazzo, ecco, già tutto qua. Allora, voglio iniziare anche col dire che il mio armadio comunque in ogni caso è pieno di cose di H&M e di Zara, però allo stesso tempo sono cose che io uso da anni, anni, anni e anni, perché ho sempre puntato sulle cose classiche, quindi camicette, pantaloni eleganti, magliettine, eccetera, eccetera. Quindi io tutte quelle cose che ho comprato ce le ho tuttora, cioè io ho addirittura un vestito che forse ce l'ho da 8 anni e altri pantaloni, tipo i miei pantaloni preferiti sono di H&M, l'ho già detto in altri video, e che ce li ho comunque da tipo 5-6 anni, e perché so che con pantaloni mi sa che non li producono più, e anche se li producessero non li comprerei in ogni caso, però ce li ho e stanno ancora bene dopo tutti questi lavaggi. Giustamente il problema delle catene fast fashion sono anche il fatto che loro rilasciano le microplastiche nell'acqua, quindi so che ci sono dei sacchettini che impediscono questa cosa e devo ancora informarmi da dove comprarle, perché ogni volta mi dicono un brand diverso, devo un attimo informarmi per sta cosa, però il mio problema è che quasi tante delle mie cose sono fast fashion, quindi se mi metto a comprare 50 sacchettini e mettere tutti i vestiti in quei sacchettini, non so quanto bene effettivamente si lavino, però se qualcuno ha avuto questa esperienza me lo faccia sapere, che ci faccio un pensiero anche. Allora, primissima cosa che volevo farvi vedere sono questi jeans. Questi sono dei jeans, come si chiama? Sono dei jeans vintage. Perché, sì, perché dovete capire che se avete dei jeans, se avete mai avuto jeans nella vostra vita e se li avete comprati da H&M, tutti quei jeans sono elastici, questi invece jeans sono vero jeans, quindi non riuscirete a fare squat con questi. Ho preso questi jeans, uno perché i jeans vintage hanno la vestibilità meravigliosa, perché io c'ho la vita piccola e ho i fianconi larghi, quindi ogni volta i miei pantaloni stanno sempre larghi sulla pancia o insomma sulla vita. Invece questi vestono bene, mi stanno comunque un pochino larghi, però ci metto sempre la cintura. E ovviamente vita alta a vita, cioè vita alta per sempre, voglio che non passi mai più di moda, perché io non metterò mai altri pantaloni. Uno dei miei ultimi acquisti è stata questa giacca di jeans, che è un pochino trash, come vedete c'ha ancora le borchie. È una giacca degli anni 80, è una giacca degli anni 80 della Levi Strauss, infatti lo vedete qua. Cioè, una volta la Levi faceva comunque delle belle cose, poi comunque il jeans, il denim in ogni caso, spreca un sacco di acqua. In realtà produrre il jeans spreca un sacco di acqua, e quindi giustamente non è proprio il materiale più ecosostenibile al mondo, però allo stesso tempo se lo compri usato è già meglio. Poi soprattutto se trovate i prodotti che sono stati fatti negli anni tipo appunto 80-90, quello è jeans pazzesco, meraviglioso, c'è una qualità che questi degli anni 80, come la vedete, cioè
È perfetta. Il mio ultimo acquisto della vita è stato questo cappotto lunghissimo arancione, che io, cioè autunnale, che io adoro, impazzisco. Quando l'ho comprato, vi dirò, mi stava largo e stavo per non comprarlo, perché ho detto no, è troppo bello, perché io ho un cappotto che è bianco e non lo metto sempre, e poi ho altre giacche, solo che io i cappotti li adoro tantissimo, e un colore così, soprattutto io che sono una persona autunnale, perché non l'avessi capito, sono una persona mega autunnale, un colore così è meraviglioso. Questo è un brand, anche questo è un brand, non so se sia vintage, però è un brand europeo, è stato fatto in Slovenia addirittura. E sono andata sul loro sito, effettivamente, cioè la qualità si vede, è una qualità pazzesca. Sono andata sul loro sito, cioè questi cappotti costano tipo 600 euro. Sì, anche no, grazie. Questo invece è un esempio di, scusate, questo in realtà si intreccia, questo è un esempio di cosa che io ho fatto modificare. Questo vestito l'avevo preso all'usato, mi stava un pochino largo, ed era un pochino lungo. A me non piacciono le cose, cioè mi piacciono le cose lunghe, ma non quelle lunghe tipo che arrivano al ginocchio e basta. Mi piace o che sia sopra il ginocchio o che sia un pochino sotto il ginocchio, ecco, tipo quelli stile anni 50, no? Questa in realtà è stata una produzione, è un made in Italy ed è fatto di lino 100%. Il lino è un materiale molto buono soprattutto per l'estate, perché respiri da Dio, è una cosa meravigliosa. Quindi questo è stato uno di quei vestiti che ho comprato usati. Il lino è orribile da stirare, infatti questa stiratura è stata fatta da mia mamma, non da me. È orribile da stirare, però è un materiale meraviglioso, anche se comprate cose nuove, il lino sarà sempre comunque mega sostenibile, è un materiale molto molto buono, soprattutto per le estati afose italiane. Questo è un altro vestito che ho fatto modificare. Questo vestito era tipo lungo anche questo fin sotto il ginocchio, e l'ho fatto semplicemente tagliare. Sono andata alla mia sarta di fiducia, che è meravigliosa, donna santa, e quindi questo è un vestito estivo, giustamente, però sì, l'ho fatto modificare perché mi dispiacevo darlo via solo perché non piaceva la lunghezza. Ho detto, ma scusa, posso pagare un pochino di soldi in più e farlo modificare e portarlo. Questo invece è come si chiama? Questo sicuramente non è un vestito ecosostenibile, però è stato comprato, perché è da Forever 21, è stato comprato usato, l'ho pagato una cosa come 5 dollari, ah, per le altre cose non vi ho detto quanto li ho pagati, però le cose vintage le ho pagate un pochino di più rispetto alle cose usate, però vabbè, questo l'ho pagato 5 dollari, è bellissimo, giustamente non è il migliore materiale del mondo, però è un vestito molto bello che mi ricordava molto Serena van der Woodsen, e l'ho messo al mio bachelorette. Un altro di quei vestiti bellissimi che io ho... ho comprato in preda alla passione perché mi piaceva troppo com'era, cioè mi ricorda molto quei vestiti, molto questo, non so se sia vintage, dubito, però comunque l'ho comprato dall'usato, non l'ho pagato granché, e si stava da Dio comunque quest'estate, l'ho messo un sacco di volte durante le giornate afose, si stava da Dio, perché è uno di quei vestiti che non serve che ti metti il reggiseno, si sta bene, solo che quando c'era il vento volava ovunque. Un'altra cosa che ho preso sono stati questi pantaloni, perché io non ho dei pantaloni invernali, dovete capire che io non sono una persona, non sono una persona freddolosa, quindi solitamente io non metto calze sotto i pantaloni, è una cosa che mi dà fastidio, e molti dei miei pantaloni eleganti non sono proprio fatti per gli inverni canadesi. Io li metto lo stesso perché tanto non ho così tanto freddo, ma questi sono dei pantaloni molto sullo stile anni 90, credo, infatti credo siano vintage questi qua, e stanno un pochino più larghi, non sono a zampa di elefante, ma sono proprio a sigaretta, ma un pochino più larghi rispetto alla sigaretta classica, ecco, a quelli che siamo abituati noi, e sono più pesanti, non sembrano pesanti, ma sono un pochino più pesanti perché mi sa che c'hanno un po' di lana, ecco, e quindi questi li ho presi per l'inverno. Questi invece rosa vestono sulla stessa maniera, solo che questi sono fatti di lino, quelli di lino, e questi sono vintage, questi mi sa che sono degli anni tipo 60, una cosa simile, vabbè, pazzesco, questi pantaloni mi hanno salvato l'estate, una cosa meravigliosa. Invece la camicia insieme a quest'altra camicia, questi invece sono di un brand etico, che sono fatti, mi sa, in cotone, una cosa simile, sì, quindi una camicia me l'avevano regalata, l'altra l'ho comprata io, giustamente, cioè, camicie serissime, ma dettagli. Questo è un altro di quelle cose che quest'estate ho messo un sacco, forse se mi siete su Instagram l'avete visto, questa è una gonna, anche questa è una cosa vintage, è degli anni 80, se non mi sbaglio, 90, non mi ricordo, forse degli anni 80 o 70, di questa gonna mi sono innamorata, io sono bassa, sono un po' una nana, quindi non vi dico che questa lunghezza mi sia così da Dio, però allo stesso tempo mi piaceva così tanto, giustamente questo l'ho pagato un pochino di più perché è vintage, ma altrimenti comunque nell'usato si trovano, e volevo una gonna simile e l'ho portata durante l'estate e l'ho adorata, e infatti devo dire che in estate ho più vestiti belli rispetto all'inverno.
Un'altra gonna della quale mi sono innamorata è questa. Questa non è vintage, è solo dell'usato. Però questa gonna originariamente, perché è un brand canadese, quindi comunque è un brand locale, questa costava una cosa come $200. $200 non te li do per una gonna così, però $20 te li do. Infatti l'ho pagata $20 per questa gonna, forse l'ho messa così tante volte quest'estate che non avete idea, la adoro, adoro. Se avessi meno panza mi starebbe anche meglio. Un'altra cosa che volevo far vedere è questa gonna che ho comprato, perché io ultimamente sono molto fissata con le gonne a plaid. E ne volevo una rossa e bianca, sapete, quelle classiche. Però ho trovato questa che mi piace molto. Questa mi sa che sì, non so se sia vintage onestamente, non credo, però anche questa è per l'inverno perché è fatta tipo di lana, cosa simile. Quindi io... Poi ho preso questo berrettino alla francesina, che questa in realtà, sì, l'ho trovato in un negozio dell'usato e ne avevano più modelli, perché mi avevano detto che era una signora che è arrivata con tutti questi cappelli e li avevano donati a questi negozi. Infatti mi immaginavo questa signora sempre a cambiare i cappellini. Ho preso questo rosso perché mi piace tanto il rosso e devo semplicemente imparare a metterlo. Ultima cosa, ho preso questa sciarpa in cashmere perché io ho sempre avuto una sciarpa di H&M che voglio donare, perché quella sciarpa non mi aiuta contro il freddo, perché appunto i materiali di H&M non è che siano i migliori, quindi l'aria mi penetrava sempre. Io non sono un amante delle sciarpe, ok? Non le porto sempre, però quando le porto vorrei insomma essere protetta dal vento, e invece con quella sciarpa non ero mai protetta. Quindi ho detto che adesso mi devo comprare una sciarpa di un materiale decente che mi tenga caldo. Ho trovato questa che è appunto usata sempre. L'ho pagata circa $20, che non è granché perché comunque è fatta di cashmere. E niente, quindi io vorrei mettere queste cose adesso, ma fa troppo caldo, maledetto Canada. E niente, questo per dirvi appunto che, come avete visto, sicuramente io qua in Canada sono stata molto fortunata, perché ho trovato delle cose molto belle nei negozi dell'usato. Non sempre però trovo le cose, e alle volte sono anche contenta che alcune cose non mi stiano, perché ci sono delle cose ogni tanto che mi piacciono tantissimo e poi tipo sono là tipo ok, non mi sta, quindi non la prendo. Quindi questa è anche la cosa buona dei negozi dell'usato. Ovviamente questi acquisti non sono stati acquisti fatti tipo negli ultimi 2 giorni, sono acquisti fatti da in quest'ultimo anno, ecco, giusto per chiarire. Quindi per farvi capire appunto che se avete il negozio dell'usato, dategli una possibilità, andate nei negozi. Io ho un armadio, non ho un armadio grande, tutti i miei vestiti mi stanno in un armadio, poi ho qualche cassettino con le magliette. A proposito delle magliette, tante magliette che non mi piacevano, le ho tagliate, le ho fatte diventare crop top, perché appunto siccome ho tutti i pantaloni a vita alta, con i crop top stanno meglio, perché appunto non devo infilare un metro di maglietta dentro. Quindi anche questa è un'idea: se per caso non vi piacciono più certe magliette, tagliatele, trasformatele, perché alcune cose tra magliette e vestiti ho comunque trasformato un bel po' di cose, giusto per non eliminarle del tutto, perché ogni tanto dice vabbè, però questo vestito mi piace, però allo stesso tempo non voglio tenerlo in armadio giusto perché prenda la polvere. Però una delle cose con cui faccio fatica sono le scarpe, ma allo stesso tempo io non sono una grande amante delle scarpe. Tutte le scarpe che io ho sono scarpe che ho preso anche l'anno scorso, che ho preso tanti anni fa e che porto tuttora, quindi diciamo che quello è il problema minore che mi interessa. Una domanda che mi hanno tanto fatto è per la biancheria. Per la biancheria, giustamente non la compro usata perché vabbè... La compro, ci sono dei brand etici, però io qua ho appunto c'ho un brand etico che riesco ad andare a comprare le cose e so già le mie misure e tutto quanto, però anche là per la biancheria vi dirò, c'ho cose, non mi servono altre cose, quindi diciamo che in quest'ultimo anno mi è capitato di comprare un reggiseno nuovo e basta. Quindi diciamo che se mi serviranno delle cose ci penserò in quei momenti, però giustamente capisco che il costo anche della biancheria intima, etica, abbia un certo costo, perché comunque costicchia, no? Non sto a dire che non costi, però allo stesso tempo magari prima di buttare i vostri soldi così perché volete semplicemente un paio di mutande nuove quando in realtà ne avete 50, non fatelo. Perché diciamo che il zero waste si basa anche su questo, sul anche cercare di consumare meno, vedere se effettivamente si ha bisogno di qualcosa. Ci sono delle cose qua che io ho comprato che magari alcune non mi servivano per forza, vi dirò, però allo stesso tempo io non ho tanti vestiti, quindi tutti quegli acquisti che ho fatto, sicuramente magari di alcuni me ne pento, che non vi ho fatto vedere, di alcuni me ne pento, però li porto lo stesso, nel senso che comunque sono vestiti che mi piacciono, però magari avrei detto
forse non mi serviva davvero, però allo stesso tempo, sai, li ho comprati usati, quindi diciamo che mi sento un pochino meno in colpa. Un altro consiglio appunto è di magari scambiare con le vostre amiche, quindi se magari fate un declutter, cercate di scambiarli tra di voi, e appunto di vedere un attimo, cioè prima di comprare una cosa, capire se effettivamente vi serve, non vi serve, e anche se vi serve di magari sì, puntare su qualcosa di più qualità, ecco. Quindi diciamo che se comprate da fast fashion va bene, però magari se non comprate ogni mese delle cose va un pochino meglio. Per farvi capire, questo è il mio armadio, lì c'è ancora il mio vestito da sposa che devo ancora vendere, lì ci sono dei maglioni, lì ci sono dei pantaloni, qua invece ci sono dei maglioni, anche là ci sono dei maglioni, questa è la mia salopetta in jeans, che anche questa in realtà l'ho comprata usata e la adoro. E poi qua ci sono, cioè tutti i miei vestiti stanno dentro questo armadio, io non ho un altro armadio, c'ho questo e poi c'ho dei cassetti là per le magliettine. Quindi diciamo che non ho veramente così tanti vestiti come magari può sembrare. E poi le mie giacche, che non è che ne abbia così tante, sono di là. L'unica cosa che io faccio è che sposto le cose invernali di fronte e le cose estive in fondo, in modo da... questo è il mio cambio armadio, questa è l'unica cosa che io faccio per il cambio armadio. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere stato di ispirazione. Quello che voglio chiedervi è se per caso anche voi avete smesso con la fast fashion, come fate, avete i negozi dell'usato, vi scambiate le cose, rubate le cose di vostra madre, insomma raccontatemi un po'. Spero che appunto, se avete domande, se avete curiosità eccetera eccetera, fatemelo sapere. Noi ci vediamo alla prossima volta e ciao!